Allora abbiamo mister Foscarini, complimenti mister per questa vittoria che avvicina il Cittadella alla salvezza e alla stessa Juve Stabia che ora ha solo un punto. Beh sì, sapevamo che era una partita per noi molto molto delicata, molto difficile per tanti aspetti. Tra virgolette io avevo raccomandato ai miei che questa era una partita molto ostica rispetto ad esempio a quella di martedì sera a Verona in cui non avevamo nulla da perdere. Questa era una partita da giocare, da cercare di imporre. Di costruire e soprattutto nella prima parte non è stato facile perché abbiamo trovato una squadra chiusa che ben messa in campo e abbiamo avuto difficoltà anche perché probabilmente non siamo stati bravi soprattutto o non siamo stati veloci nel muovere la palla e abbiamo trovato un Juve Stabia che insomma stava molto molto bene in campo. Sbloccare la partita all'inizio del secondo tempo, all'inizio ci ha messo la partita forse a livello tattico, forse dico un attimino in discesa perché poi magari sapevamo che potevamo sfruttare qualche spazio, qualche ripartenza, così è stata, che dovevamo anche chiudere l'azione, chiudere magari la partita, però ecco, abbiamo sofferto fino alla fine come è doveroso che sia, ma l'importante per noi era centrare i tre punti. Rispetto alla gara d'andata sono passati 5 mesi, come ha vista questa Juve Stabia e secondo lei, oltre all'episodio, ecco, dov'è che la Juve Stabia ha sofferto maggiormente il Cittadella? Ma io credo, non lo so, non vedo, vedo sempre una grande differenza secondo me tra l'andata e il ritorno in cui le squadre magari sono più manovriere, giocano un attimino con meno pesantezza in testa perché magari ci sono ancora tante partite, a poche partite dalla fine giochi un attimino più contratto, ecco, questo a volte la differenza tra l'andata e il ritorno, anche la partita comunque ce la siamo giocata, è stata una buona partita lì a Castellammare, però erano due squadre un attimino che giocavano per vincere, però senza problemi di classifica, e quindi questo. Dopo io credo non c'è stato una... non vedo oggi una partita dove c'è stato un punto da cogliere o dove abbiamo vinto, no, io credo che le due squadre stavano tutte e due bene in campo, ma la partita la dovevamo fare noi, questo forse è un attimino la difficoltà, e costruire quando c'è una squadra che fa un'ottima fase difensiva non era facile, indipendentemente dal modulo, e questo, dopo è logico, se tu sblocchi la partita crei più spazi, e infatti abbiamo avuto anche qualche ripartenza non sfruttata, però ecco, credo che poi la partita fosse molto leggibile in questo senso. A 4 gare dal termine, 5 punti di vantaggio sulla zona playout è una distanza importante. Ecco, il Cittadella si sente salvo o bisogna acquistare ancora altri punti? Sì, no, per niente, bisogna fare i punti. Noi è la quarta partita in cui facciamo risultato, questo è un aspetto molto positivo. Dopo i 3 derby abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. A noi questo è sempre stato, quella della continuità è sempre stata una carenza che abbiamo avuto per tutto il campionato, altrimenti non saremmo qui a soffrire fino alla fine. Però manca ancora, ci siamo ben avviati perché per noi questo punto, questi 3 punti sono molto importanti, però bisogna raggiungere il finale, bisogna centrare la salvezza al più presto e io già devo pensare a sabato prossimo il Varese.